di questo 2024 siamo bombardati da pubblicità di conti deposito. Chi offre il 4, chi offre il 4,5, chi offre il 5, chi offre di più? Ma nel video di oggi cercheremo di rispondere a questa domanda. Il conto deposito è davvero la scelta migliore per la liquidità nel 2024? Bella domanda quella di oggi che cercherò di rispondere. Mi raccomando, rimanete fino alla fine del video perché oggi cercheremo di ragionare su alcuni concetti che tanti investitori, tante persone si perdono per strada. Quindi cercheremo di fare un bel focus su alcuni argomenti che spesso vedo che non vengono presi in considerazione quando in merito di scelte di investimento, soprattutto per la liquidità. Questo perché? Perché guardiamo anche dallo schermo che vi condivido. Oggi basta andare a fare una ricerca veloce online e le soluzioni di conti deposito ce ne sono a iosa. Qua dobbiamo però farci una prima domanda, quindi dire ok, ma perché i conti deposito stanno impazzando rispetto a solo qualche mese o qualche anno fa? Chiaramente la risposta è dovuta a questo grandissimo rialzo dei tassi che stiamo vivendo, o meglio abbiamo vissuto nell'ultimo anno e mezzo, insomma. Da metà 2022 abbiamo visto effettivamente che le banche centrali hanno iniziato a rialzare i tassi di interesse ed oggi effettivamente abbiamo dei conti deposito con degli interessi veramente, veramente positivi, veramente interessanti, ma nel video di oggi voglio alzarvi un po' le antenne, quindi attenzione a fare delle scelte di pancia. Magari semplicistiche, perché è vero, il conto deposito è veramente facile, prendo i miei soldini, faccio un bonifico e il gioco è fatto, ma appunto spesso ci perdiamo per strada alcuni concetti fondamentali. Allora, quindi oggi vi voglio mettere in guardia su alcune considerazioni che non vengono fatte, poi cercheremo di capire se effettivamente il conto deposito ha senso averlo all'interno del proprio portafoglio oppure no. Chiaramente iscrivetevi al canale qui sul tastino iscriviti per rimanere sempre aggiornati su questi argomenti che anche il mondo finanziario è, dopo la salute, a mio modo di vedere, uno degli aspetti più importanti della nostra vita, quindi mi raccomando, rimanete sempre informati su questi argomenti perché potrebbero veramente migliorarvi la vita. Mettete un like al video se sono argomenti che vi piacciono e condividetelo con i vostri amici e parenti. In descrizione vi lascio come sempre il link per richiedere anche un'analisi gratuita del portafoglio. Video sui conti deposito: se avete un conto deposito, se avete della liquidità e non sapete come investirla o se avete fatto la scelta giusta, confrontatevi con noi. Quindi basta compilare il form, uno dei nostri consulenti indipendenti vi contatta e cercherà di capire se la soluzione che avete pensato o avete già messo in atto è la migliore per voi. Questo video lo inizierei, parlerò spesso dei conti deposito, ho già preparato un paio di video anche sul miglior conto deposito, quindi anche qua, se siete interessati all'argomento, ve lo ricordo, iscrivetevi al canale perché uno dei prossimi video, l'ho già preparato, sarà il miglior conto deposito 2024. Ma oggi, prima di far uscire quel video, voglio mettervi un pochettino in guardia. Perché? Perché conto deposito non è la panacea di tutti i mali, ok? Vi dico già, non è la panacea di tutti i mali, e anzi bisogna fare delle distinzioni molto importanti. Tre distinzioni per iniziare. Conti deposito si dividono in tre grandi categorie: vincolati, ovvero conti deposito dove io metto i miei soldi e hanno un vincolo temporale, un anno, tre anni, cinque anni, addirittura dieci anni in alcuni casi. Poi abbiamo, cioè, entro quel periodo io non posso toccare i miei soldi. Poi abbiamo i conti depositi svincolati o svincolabili. Cosa vuol dire? Che io metto i miei soldi per una determinata scadenza, ma posso prelevarli tendenzialmente anche prima della scadenza. Chiaramente tutto questo gratis? Ovviamente no. Se vai a togliere i tuoi soldi prima della scadenza hai una penalità. Spesso questa penalità è ti fumi tutti, ti bevi tutti gli interessi maturati fino a quella data. E infine abbiamo il conto deposito libero, che lo dice la parola stessa, io metto i miei soldi, può avere scadenza, ma in genere non c'ha scadenza, quindi più io tengo i miei soldi depositati in questo conto deposito, più verranno remunerati. Il tasso di interesse in questo caso è fisso? La risposta è chiaramente no. Quindi oggi posso trovare un tasso di interesse del 2, 3, 4%, 5% è difficile, 4%, ma questo tasso di interesse potrebbe essere rivisto al rialzo o al ribasso
durante il periodo. Ovviamente queste rivisitazioni saranno sulla base dell'andamento dei tassi di interesse. Ovviamente, signori, è il mercato che comanda. Quindi, fatte queste tre distinzioni, addentriamoci in ognuna di queste tre macro categorie, ricordandoci, appunto, l'ho appena detto, che è sempre il mercato che comanda. Quindi quando arriva qualcuno e mi dice: ah Danilo, hai visto i conti deposito come sono diventati interessanti rispetto a 2 anni fa, io fermi tutti, busso nella testolina dell'investitore, dico: fermo, certo che sono diventati più interessanti, ma è diventato interessante tutto il mondo obbligazionario, quindi perché ti focalizzi su lì? Bene, quindi anche qua non è: ah, mi stanno regalando. No, ricordiamoci che in finanza pasti gratis non esistono. Bene, detto questo, entriamo a approfondire il tema dei conti deposito vincolati. Conti deposito vincolati, secondo me, sono la peggior categoria. Io non li prenderei nemmeno in considerazione. Ci sono sempre le eccezioni, quindi magari a scadenza a 6 mesi, a 1 anno, a 2 anni su una piccola parte di patrimonio, perché so che comunque non mi serviranno, insomma, tutto quello che volete. Ma il vincolo sul mio conto deposito equivale a spossessarmi dei miei soldi. E perdonatemi, la liquidità è importante. Probabilmente è la cosa più importante che c'è. Perché è la cosa più importante? Perché spossessarmi dei miei soldi vuol dire: ok, io ti do i miei soldi per X anni, e in questi X anni io non posso fare niente, non posso ribilanciare il mio portafoglio, non posso prendermi delle opportunità. Il mercato mi offre una grande opportunità, io ho fissato i miei soldi al 3,5, 4, 5% e sono lì, fine, finito, morti al 5%. Ma se c'è un'opportunità che mi può generare un rendimento più importante in questo periodo di tempo, io non posso prendermela, fine. Legato le mani, galera, ho perso la libertà di fare quello che voglio con i miei soldi. Punto 2, rischio rialzo tassi in futuro. Attenzione, anche qua tanta gente dice: ma Danilo, come fai a parlare di un ulteriore rialzo dei tassi? Fermi tutti, i tassi di interesse oggi in valore assoluto, faccio una provocazione, non sono alti. Cosa vuol dire? Oggi sento tante persone: ma i tassi di interesse oggi sono alti, quindi scenderanno. Fermi. Alti rispetto a chi e a che cosa? Non parliamo mai in termini finanziari di concetti assoluti. Non esistono concetti assoluti in finanza. Questo vale per i tassi di interesse, per i prezzi delle azioni, dei mercati. Il mercato, quante volte l'ho sentito: ah no, ma non investo adesso perché il prezzo è alto. Ma è alto rispetto a chi e a che cosa? Quindi, sui tassi di interesse, signori, i tassi sono alti? No, c'è stato un grandissimo rialzo dei tassi, ma oggi il tasso decennale al Bund è al 2%. È al 2%, non stiamo parlando dell'8%, ok? Quindi, rispetto anche alla storicità dei tassi di interesse, abbiamo vissuto una normalizzazione dei tassi. Quindi la cosa anomala erano i tassi a zero o negativi. Quindi c'è stata una normalizzazione dei tassi. I tassi potranno salire ancora nel corso del 2024, 2025, 2026? Assolutamente sì, non mi meraviglierei. Poi, che questo scenario oggi sia il meno probabile, sono d'accordo con voi, chiaro, abbiamo 1000 analisti che lo dicono, ma ricordiamoci che anche tutte le attese degli analisti sono fatte per essere smentite, ok? Quando noi vediamo le aspettative della curva dei tassi degli analisti, noi sappiamo che nel 99,9% dei casi non succederà così. Perché? Perché tendenzialmente gli analisti ci azzeccano una volta su 100. Fine. Quindi rischio rialzo dei tassi in futuro. Si alzano i tassi, io sono lì bloccato con i miei soldi, imprigionato con i miei soldi a un tasso di interesse che, per carità, è buono, perché sui vincoli troviamo anche i tassi di interesse buoni, però attenzione, perché no, perdo il possesso dei miei soldi, mi perdo le opportunità e ho un rischio che se il mercato si muove contro io non posso toccare i miei soldi e non posso muovermi di così. Svincolati, quindi sul vincolo, signori, state attenti. Io a memoria, forse quando c'erano tassi a zero che trovavi qualcosa interessante, l'idea era: vabbè, guarda, vincoliamoli per 1 anno, vincoliamoli per 2 anni. Ecco, più di 2 anni non ha senso. Ecco, un altro tema: chi vincola per 10 anni, ma signori, ma siamo fuori? Piuttosto facciamo un portafoglio diversificato che ci renderà tendenzialmente di più, rimarrà la liquidità dei nostri soldi. In 10 anni può succedere qualsiasi cosa. Io mi sto spossessando del mio patrimonio per 10 anni. 10 anni per me è una cosa
fuori da ogni logica. Tante persone secondo me non se ne rendono conto, quindi vabbè, non so cosa farne, metto lì dei soldi che mi danno un tasso di rendimento, però almeno intanto vengono remunerati. Ma signori, in 10 anni può succedervi qualsiasi cosa e voi quei soldi lì non li avete. Per me è follia. Poi abbiamo conti deposito svincolati. Un po' meglio. Attenzione, in questo caso i rendimenti sono un po' più bassi. Perché? Perché ti do la possibilità di svincolare e quindi non sono disposto a darti così tanto soldi. E alla fine il concetto è sempre quello. Non mi sto spossessando. No, vero, non mi sto spossessando. Ma se il mio problema è lo spossessamento dei miei soldi, in questo caso non mi sto spossessando, ma che opportunità sto perdendo? Perché? Perché io avrò sempre quel ragionamento, quel rapporto di rischio e opportunità che non gioca a mio favore. Cioè, tra un anno, 2 anni, 3 anni, io dico, ah cavoli, adesso ho quella grande occasione, ok? Per prendermi quell'occasione devo perdermi tutto l'interesse maturato magari in questo 1, 2, 3 anni. Perché? Perché lo svincolo mi porta una penalità. Quindi, svincolati leggermente meglio, da 0 a 10, se la gravità di avere un vincolo è 10, lo svincolato è 8 e mezzo, quindi rimaniamo comunque su un discorso inefficiente. Quindi hai delle penalità, le penalità io vedo anche creano delle distorsioni comportamentali non indifferenti. Quindi investitori che hanno un'opportunità magari di andare a prendere 20, ma per non perdere il 3% che è stato maturato su quel conto deposito, ma no vabbè è meglio poco ma buono, e poi si perdono delle opportunità o viceversa hanno un obiettivo di vita, quindi mi servirebbero quei soldi, però perderei l'interesse. Quindi lì c'è anche un discorso concettuale, che il discorso di perdere degli interessi che il conto deposito ti fa già vedere ti fa fare poi delle scelte di vita sbagliate. Gravissimo. Quindi attenzione a queste distorsioni. Dopodiché abbiamo il conto deposito libero. Conto deposito libero, signori, va bene, ok? Ritorniamo in possesso dei nostri soldi, finalmente, anche se qua di solito hanno un periodo di richiesta, quindi dal giorno della richiesta fino a quando ti arrivano in possesso possono passare anche 30 giorni, va bene, peccato veniale. Però già qua, se il mercato crea un'opportunità di investimento, tra 30 giorni c'è ancora, oddio, tendenzialmente sì, stiamo ragionando sempre a medio-lungo periodo, quindi sì, io ipotizzo che ecco questa cosa comunque ci sia, va bene. Però innanzitutto rendimenti non così interessanti, quindi non ci troviamo più quei rendimenti al 4,5-5%, e le offerte cambiano velocemente. Quindi anche per chi volesse andare a fare un conto deposito libero ci sta, mio punto di vista va bene, però attenzione, ci sono delle cose e degli errori che bisogna assolutamente evitare. Ne parliamo tra poco, mi raccomando rimanete fino alla fine del video, perché adesso arrivano le conclusioni finali, dove vorrò capire poi se siete d'accordo con me. Infatti mi aspetto una miliardata di commenti qua sotto per discuterne insieme. Queste sono, a livello di macro categorie, le caratteristiche alle quali bisogna stare attenti. Poi ci sono delle caratteristiche che sono penalizzanti, tra virgolette, penalizzanti per tutte queste categorie. Allora, punto 1, la tassazione. Perché parlo di tassazione? Allora, i conti deposito sono tassati al 26%. Fino a qua, nulla di nuovo. Uno dice, Danilo, tutte le rendite finanziarie sono tassate al 26%. Sì, ma non tutte. Infatti, i titoli di Stato sono tassati al 12,50%. Questa è una cosa da tenere in considerazione. Perché? Perché se parliamo di conti deposito, stiamo parlando della parte meno rischiosa del mio portafoglio, che in genere vado a investirla in titoli di Stato tendenzialmente a breve termine. È la cosa più sicura che c'è, e questo mi permette un'agevolazione fiscale del 12,50%. Tenetene in considerazione. Vedo tante persone che fanno delle scelte di investimento perché questo rende leggermente più di quest'altro, ma vanno a avere un rischio più alto, hanno un rischio più alto per avere poi un netto più basso. Quindi io rischio di più per avere un lordo leggermente più alto, ma che poi al netto risulta più basso di un'altra scelta di investimento. No, non va bene. Non sto tenendo in conto che cosa? Il discorso fiscale, che comunque è importante. Infine, diversificazione. Ricordiamoci che un conto deposito è assimilabile, più o meno, la faccio semplice, anzi lo dico ancora in modo diverso, perché così potrei essere malinterpretato. Il conto deposito che cos'è? È un prestito che io faccio alla banca. Quindi stavo dicendo assimilabile a un'obbligazione bancaria, non è proprio così,
ma è un prestito che io faccio alla banca. Quindi i miei soldi vanno nel bilancio della banca, ok? Questo cosa implica? Che se la banca fallisce, in regime di bail-in, io vado a rispondere col mio capitale ai creditori della banca. Chiaramente anche io sono un creditore, tra l'altro creditore agevolato, perché sappiamo che liquidità, conto corrente e conto deposito vengono prima di tutti gli altri. Quindi ho una tutela in più, vero? So anche la tutela del fondo interbancario, che però vale fino a un certo punto, l'abbiamo spiegata tante volte, la tutela interbancaria è data da chi? Da una serie di istituti bancari. Che io lo continuo a ripetere, se arriva il fallimento di una banca in un momento in cui non c'è una crisi bancaria, ovviamente questo fondo 99% si attiva e noi siamo salvi, fino a 100.000 euro, attenzione, fino a 100.000 euro. Ma se una grande banca fallisce in un momento di crisi di liquidità del sistema bancario, arrivederci, questo fondo 100% non si innesca e quindi guarda, non ci sono i soldi. Quindi attenzione a fare totale affidamento su questa garanzia. Chiaramente è una garanzia aggiuntiva, però c'è da dire questo: un conto è fare un conto deposito, un conto è andare a fare un portafoglio diversificato di titoli di Stato a breve scadenza. Come rischio siamo su due parametri totalmente diversi. Vediamo anche, tra l'altro, un paio di soluzioni alternative. Qua troviamo un ETF che ci permette di replicare gli interessi overnight, quindi praticamente guardate la linea come cresce dritta, guardate l'inclinazione, e un rendimento del 3,38% nell'ultimo anno, assolutamente buono. Altra opportunità per investire la liquidità breve può essere altro ETF che investe su titoli governativi europei con scadenza entro l'anno. Guardate, anche in questo caso il rendimento è leggermente più basso, ma è assolutamente positivo. Quindi le alternative assolutamente ci sono, e attenzione, voglio chiudere questo video con alcuni errori clamorosi che ogni tanto arrivano delle analisi di portafoglio dove vedo delle cose che mi fanno preoccupare, cioè io in questa situazione non dormirei sonni tranquilli. Sto iniziando a vedere portafogli pieni zeppi di conti deposito, cioè ho 500.000 euro, soprattutto su chi ha un patrimonio superiore a 100.000 euro, ok? Cioè il conto deposito, signori, serve per la gestione del fondo emergenze, del capitale a breve. Ecco, io vedo a volte 500.000 dove il 70, 80, il 100% del patrimonio è investito in conti deposito. Magari un miscuglio tra vincolati, svincolabili, eccetera, eccetera. Signori, questo qua abbiamo un rischio di concentrazione devastante. Su qua non arriva neanche la copertura, quindi 500.000 in un conto deposito. Aiuto, è una scelta altamente inefficiente. Per mancata diversificazione e soprattutto manca di efficienza di portafoglio. Signori, oggi, soprattutto oggi, ho fatto diversi video su questi argomenti, il mercato obbligazionario ci permette anche di attivare una decorrelazione dal mercato azionario. Cioè, se dovesse esserci una grande crisi del mercato azionario, il mercato obbligazionario ci aiuterebbe a fare da controaltare. Quindi, anche in un'ottica di efficienza del portafoglio, la scelta del conto deposito non è assolutamente efficiente. Bene, questi sono, a mio modo di vedere, tutte le criticità, tutte le cose alle quali bisogna stare attenti e dei conti deposito. Chiudiamo questo video quindi cercando di rispondere a questa domanda. Ok Danilo, hai fatto vedere 80%, 90% delle criticità dei conti deposito. Bene, con questo qual è il messaggio che vi voglio trasmettere? Evitiamo totalmente il conto deposito? È uno strumento che non va bene per i nostri risparmi? La risposta, a mio modo di vedere, è no. No, non sto demonizzando i conti deposito, ma come sempre occhio a generalizzare. Quindi anche qua sento, i conti deposito sono fantastici. No. I conti deposito vanno evitati. No, dipende. Quindi, a mio modo di vedere, evitiamo vincoli sul patrimonio. Quindi conto deposito vincolato, no. Conto deposito svincolabile, meglio di no. Ok, poi ci sono anche qua le eccezioni, bene. Conto deposito libero, parliamone. Fatto come? In un determinato modo, cioè fammi capire quanto poter destinare, quindi pianificazione finanziaria, qual è la mia parte monetaria, quindi capire quanto investire, fare un ragionamento su quali sono le migliori offerte, perché sui conti deposito, lasciatemi dire anche questo, se dovessi guardare i tassi
standard, probabilmente non lo farei. La cosa bella è che diverse banche, diversi intermediari hanno diverse offerte. Quindi capita, se ne attiva una, non faccio il nome della banca, non voglio fare pubblicità così gratis. Magari ci facciamo un video ad hoc, fatemi sapere nei commenti se vi piacerebbe avere qualche video ad hoc su qualche offerta estemporanea di qualche banca. C'è qualche banca che offre 5% a 6 mesi. Quindi magari vincolo molto breve, tasso di rendimento molto alto, con una solidità della banca molto alta, queste sono offerte che magari si possono andare a rubacchiare. Rubacchiare perché? Perché mi danno effettivamente un tasso di interesse superiore a quello che oggi riesco a trovare sul mercato. Quindi, ricapitolando, ottima cosa per una parte del patrimonio a seguito di una pianificazione, nessuno lo fa. Cercare l'offerta migliore sul mercato, pochissimi lo fanno, anche perché ci vuole tempo, ci vuole competenza. Punto 3, monitorare che cosa? Tutto questo procedimento. Quindi se ci sono, punto 1, se ci sono nuove opportunità da andare a prendere sul conto deposito, o punto 2, monitorare se ci sono delle nuove opportunità da andare a prendere sul mercato. Come si fa a fare tutto questo processo fatto nel modo corretto? Basta avere una persona di riferimento. Vado in banca, così almeno ho i rapporti con 2-3 banche. No, la banca non può farvi questo lavoro. Perché? Perché se gli arriva l'opportunità, lei ve lo vende, e di vendervene 50, 100 o 500 non gliene frega niente, perché hanno magari un budget, quindi dicono, sai che c'è, faccio più raccolta possibile. Quindi andare in banca, doppio problema. Uno, non si curano della vostra pianificazione. Guarda, ho il 5%, quanto trasferisci? Più che puoi, c'è l'offerta incredibile, più che puoi. Errore. Punto 2, la banca a un certo punto farà di tutto non per monitorare e continuare a scegliere il miglior strumento, ma a darvi le mazzate. Cioè, tutto quel conto deposito dovrà essere trasformato nel tempo in gestito costoso. La dico semplice, è sempre un po' provocatorio. Ma giustamente la banca prima o poi dovrà mettere a reddito quei soldi, ma a reddito suo. La banca è una società per azioni che deve guadagnare, deve fare utili. E gli utili della banca sono i costi vostri. Quindi cercherà di aumentare i costi e quindi la redditività della banca sul vostro portafoglio. No, signori. Quindi, per andare a efficientare il vostro portafoglio, inserire il giusto conto deposito, essere aggiornati su ogni offerta che c'è sul mercato e soprattutto per riuscire ad andare a prendere tutte le più grandi opportunità che il mercato offre, avete bisogno di un consulente finanziario indipendente. Ovviamente, voi dite, grazie Danilo, tu sei un consulente finanziario indipendente, la Invest SCF è la prima rete di consulenti indipendenti sul territorio italiano, ma è così. Ho cercato di fare questo video degli strumenti, dei concetti sulla quale ragionare, ma se fate da soli, il problema è fare una pianificazione sbagliata, andare a investire la parte di portafoglio sbagliata nel conto deposito sbagliato o magari non il migliore che ci sia. Se andate in banca, vi ho appena detto, qua il rischio è che vi fanno investire il più possibile nel conto deposito per poi trasformarlo in altre robe ancora meno efficienti. Il consulente indipendente è l'unico soggetto che, a seguito di una corretta pianificazione finanziaria, va a decidere insieme a voi quanto allocare dove nel miglior conto deposito che c'è in circolazione ed è pronto a seguire le offerte di ogni qualsiasi banca, proprio perché il consulente indipendente non lavora per nessuna banca. Se volete approfondire questi concetti, noi signori siamo qua per voi, per migliorare la gestione dei vostri risparmi, la gestione dei vostri portafogli e quindi gli obiettivi della vostra vita, farvi raggiungere gli obiettivi della vostra vita nel miglior modo possibile. Clic sul link in descrizione per richiederci un'analisi gratuita della vostra situazione, per parlare insieme a un consulente finanziario indipendente della gestione della liquidità, dei conti deposito, di quello che volete. Noi ci siamo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se volete rimanere sempre aggiornati su questi temi. Un bel like al video se vi è piaciuto e sotto mille commenti. Stiamo parlando di conti deposito, siete pieni zeppi di conti deposito. Fatemi sapere la vostra. Cosa ne pensate? Noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto, ciao a tutti.